Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare dei porta tovagliolo, o meglio dei segni a tovagliolo, visto che li identificherò con la lettera iniziale del nome. E in questo caso ne farò quattro perché li faccio per la mia famiglia, noi siamo in quattro. E per farli utilizzo la Stone Paper. La Stone Paper, che è un materiale che avete visto tantissime volte nei miei video, perché io la uso tantissimo di stamperia. È un materiale che si presta veramente a fare tantissime cose. In questo caso, perché ho utilizzato la Stone Paper? Perché, come ho già detto diverse volte, non si strappa, è una carta, ma in realtà non è una carta, quindi non c'è il pericolo di rompere questi segni a tovagliolo. E poi c'è la possibilità, appunto, di colorarla con qualsiasi colore e di lavorarla con qualsiasi materiale si voglia. Allora, io nello specifico oggi voglio provare a fare una cosa, voglio provare a utilizzare queste cartelle di imbottitura per provare a decorarle prima di colorarle e voglio un po' vedere l'effetto come sarà. E dopodiché per il mio lavoro utilizzerò anche questo stencil di stamperia perché c'è questo particolare che a me piace molto e quindi farò uno stencil qua e là sulla mia Stone Paper. E utilizzerò degli acquacolor e dei colori per colorare il tutto. Nello specifico, allora, il bianco perlato perché voglio fare praticamente la base dei miei portatovagliolo completamente bianca. E questo è un bianco iridescente, quindi rimane molto bello, molto lucido una volta asciutto. Dopodiché praticamente voglio colorare dei particolari con questa acqua marina e questo argento iridescente. E dopodiché utilizzerò il color ombra, direi per fare un po' di stencil, ma vedrò man mano che faccio il lavoro se ho il posto per fare lo stencil oppure no, ma credo di sì. E dopodiché, per chiudere il mio portatovagliolo, io ho deciso di utilizzare del semplice velcro che attaccherò con il biadesivo in questo modo alla fine della mia Stone Paper. Però nulla vi vieta di, per esempio, cucire il velcro sulla Stone Paper, perché la Stone Paper come particolarità ha anche quella di poter essere cucita a macchina, quindi volendo potete anche cucirlo. Io ho un biadesivo molto molto tenace, quindi utilizzerò questo, anche perché ho calcolato che una volta infilato il tovagliolo, magari non sempre starò lì ad aprire e chiudere, quindi basta il biadesivo per fare questo lavoro. Per decorare invece un pochino il mio lavoretto di oggi, allora utilizzerò semplicemente questi fiori che ho fatto sempre con la Stone Paper e carta di riso. Se volete vedere il tutorial di come realizzarle, c'è il video sul mio canale. Anche questi quindi sono dei fiori che non sono dei semplici fiori di carta, non si strapperanno mai, non si rovineranno, quindi questo portatovagliolo si può tranquillamente utilizzare senza avere la paura che si disintegri da un momento all'altro. E poi ho fatto dei semplici fiocchetti che poi probabilmente taglierò nei bordi giusto per dare così un po' di movimento con del filo di ricamo in tinta con i miei fiori e semplicemente della garza e questo nastro di corda di cui ho ritagliato un pezzettino, niente di che. Dopodiché concluderò il tutto con la lettera che identificherà il portatovagliolo. Quindi ho le mie quattro lettere. La S, la C, la L e la P, perché io Candida, Simona e Lorenzo i miei ragazzi e Pierpaolo mio marito. Quindi farò quattro portatovaglioli identificabili dalla lettera. Detto questo, cominciamo con il vedere come realizzare il tutto. Thank you.
Allora, una volta asciutti, vediamo se riesco a farvi vedere l'effetto che intendevo. Avendo usato questo bianco iridescente, vedete che sono diventati, spero si veda poi con la telecamera, comunque sono diventati molto lucidi, sono già belli così. E si vede l'effetto dell'imbutitura che ho fatto con le mie cartelle. Adesso voglio, dunque, con gli acqua color, e dare un po' di colore nel punto in cui andrò ad incollare i miei particolari. Diciamo che ne farei due grigi e due verdini, giusto proprio per... Tanto sono due colori abbastanza che vanno d'accordo con l'oro e si intonano un po' con le decorazioni. Quindi ne farò due, uno e uno, visto che avete visto che ho utilizzato due cartelle diverse. Quindi ne farò due con il verdino e due con il grigio. Quindi vado a fare questo lavoro qui. Allora, cominciamo con il verde. Sempre utilizzando i miei acqua color, vado a mettere direttamente del colore così sulla mia stone paper, in questo modo. E poi con il pennello vado così a far penetrare un pochino all'interno il mio colore, così. Poi magari lo accento un po' in alcuni punti, così, in modo che rimanga leggermente più scuro. Ok. E vado anche a creare proprio così qualche spruzzino in questo modo. Così. Idem vado a fare con il grigio. Questo è un argento iridescente. Quindi anche questo avrà l'effetto poi cangiante come il bianco che vi ho fatto vedere. Questo è molto scuro, quindi cosa faccio? Metto poco colore e con il pennello diluito con l'acqua vado a spanderlo un po'. Vedete che questo è decisamente più scuro, quindi mettiamo meno colore con l'acqua, così, ecco, andiamo a creare questo effetto un po' colorato in questo modo. Idem, anche qui vado a creare qualche goccia. Adesso questa esagerata, toglierei. Così. Ok. Adesso andiamo ad asciugare. Ora, soprattutto nella parte laterale, che sarà quella che poi rimane dietro il mio tovagliolo, perché qua verrà decorato, dietro non c'è nulla. Vado a fare quello che vi dicevo, cioè uno stencil molto molto leggero, giusto per riempire anche un pochino le parti laterali. Quindi per fare questo utilizzo questo colore, l'ombra, che è un grigio scuro. Ma cosa faccio? Come vi ho sempre detto, allora vado a bagnare il mio pennello per lo stencil. Però poi lo vado a scaricare benissimo su un tovagliolo in modo che riesco poi a fare un disegno molto leggero in questo modo. Perché se non vado a scaricare bene il pennello rischio
di avere poi una cosa troppo evidente. Io invece voglio, vedete, una cosa che si veda così appena appena, per cui con il pennello molto scarico vado a creare così il mio stencil e lo faccio per tutti i tovaglioli, porta tovagliolo, scusate. Ok, questo perché io mi ostino a non utilizzare i tovaglioli di carta quando pranziamo e quando ceniamo, ma mi piace comunque utilizzare ancora i tovaglioni in stoffa. Quindi questo, diciamo così, è un modo per ognuno di tenersi segnato il proprio tovagliolo. Mi sembra un'idea abbastanza carina. Li avevo già fatti tempo fa ricamati, ma adesso volevo provare a rifarli con queste nuove tecniche. Mi raccomando, con lo stencil non esagerare con il colore, altrimenti vi viene proprio una macchia. E perché non va bene? Perché comunque vedete che io ho utilizzato un colore anche qui molto acquerellato, quindi così ha un pochino più senso. Se invece andate a fare lo stencil con del colore troppo marcato è un po' un pugno in un occhio e quindi non è più una cosa carina. Invece così è sufficiente. Allora, fatto questo, andiamo ad attaccare i miei abbellimenti. Oppure possiamo, no, attacchiamo prima gli abbellimenti e poi mettiamo il velcro. Allora, devo colorare anche le lettere. Le lettere sono da colorare, ma a questo punto potrei anche colorarle. No, attacco prima tutto il resto e poi decido di che colore fare le lettere. Quindi in questo momento non ci occupiamo delle lettere, ma andiamo ad attaccare tutto il resto. Allora, quindi facciamolo uno alla volta. La mia idea era questa, quindi il mio pezzettino così, la mia garza, che dal momento che ho colorato, qua quasi quasi posso ancora fare una cosa, perché vedo che la garza è un po' bianca così, è un po' smorta. Allora facciamo una cosa, andiamo a sporcare la garza con un pochino del verde che ho usato per colorare i miei portatovagliolo. Quindi facciamo così, mettiamo un pochino di verde in questo modo, poi acqua in modo da diluire tanto il colore, così andiamo ad allargare, e dopodiché possiamo colorare un po', ma non completamente, solo così, vedete, dare dei tocchi di colore che poi una volta asciutti si vedranno e non si vedranno, perché altrimenti rimane troppo macchiato, troppo uniforme. Io non voglio un colore uniforme, voglio una cosa un po' così, che si veda e non si veda. Ok, andiamo ad asciugare. Allora, per decorare questi portatovagliolo, come vedete non ho utilizzato delle cose, insomma, non potevo usare perline piuttosto che altri particolari per renderli ancora più ricchi, però ho pensato che dal momento che poi verranno parecchio maneggiati è meglio utilizzare proprio
poche cose, in modo che non si rischia poi di ritrovarsi con qualche pezzettino in mano che mi sembra poco carino. Quindi ho cercato di fare una cosa carina, ma diciamo semplice. Poi, anche perché in questo modo considerate che potete farla tranquillamente con quello che avete in casa. Io adesso vi faccio vedere, queste sono delle idee che io metto nei miei video dove voi potete prendere spunto per fare determinate cose, ma poi alla fin fine ognuno di voi può utilizzare tranquillamente quello che ha in casa. Tanto viene comunque tutto carino, non c'è bisogno di... Questi fiori ve li potete fare, ve li fate con le carte che volete, utilizzate i colori che volete. Io adesso per esempio ho utilizzato gli acquacolor, ma non è necessario utilizzare gli acquacolor. Potete utilizzare degli acrilici per colorare questa stone paper. Il bello della stone paper è proprio quello, che potete utilizzare veramente quello che più vi piace, e degli acquerelli, qualsiasi cosa che abbiate in casa, senza necessariamente dover appunto utilizzare i prodotti che utilizzo io. Oppure, chiaro che se vi piacciono, se vi piace l'effetto e volete che vengano esattamente come i miei, a quel punto dovete avere i miei stessi prodotti, che sono prodotti che tra l'altro io utilizzo sempre perché mi trovo benissimo e quindi non posso fare altro che consigliarveli. Però nello stesso tempo si può anche prendere spunto e fare qualcosa così, in maniera un po' più libera, diciamo. Io vedete che ho colorato i fiocchettini. Cioè, non colorato, scusate, ho utilizzato del filo da ricamo per fare i fiocchettini e ho utilizzato dei colori un pochino diversi per non farli proprio tutti uguali. Anzi, guardate, questo qui no, facciamo così. Allora, questo grigio lo mettiamo lì. Vedete che anch'io quando faccio le cose poi posso cambiare idea. Allora, facciamo così. Questo lo metto qui, questo grigio, perché mi sembra che possa andare meglio qua, visto che qui ci sono delle perline colorate e ho giusto il giallino che c'è dentro una perlina, quindi facciamo le cose un po' più giuste, più abbinate, che vanno sempre bene. La garza, per esempio, potete sostituirla volendo anche con un pizzo, perché no? Io adesso ho voluto utilizzare le garze, però anche un pizzo rimane una cosa bella, anche quello non crea problemi, nel senso che non avete il pericolo che poi vi si rovini o cosa, e quindi potete utilizzare anche il pizzo. Qui veramente la fantasia. Con la fantasia potete fare tutto quello che vi passa per la testa. Ok, facciamo l'ultimo, questo qui che avevo fatto con l'interno con un pezzettino di nastro blu, di pizzo blu. Facciamo così. Vedete che questo è un lavoro veramente semplice, proprio alla portata di chiunque. Viene una cosa carina e lo possono fare veramente tutti. Perché sto cercando anche sul mio canale di fare delle cose un pochino semplici, perché da quello che mi scrivete ho visto che non tutti magari hanno voglia di iniziare con dei lavori molto complicati, perché non hanno esperienza in queste cose qui, anche se sono molto attratti. Quindi a volte è meglio iniziare da delle cose più semplici e poi pian piano tutto il resto comunque fattibilissimo. Solo che mi rendo conto che magari l'idea di iniziare con un qualcosa di un po' complicato può creare qualche problema. Adesso pensavo, a proposito di questi fiocchi, di fare questo lavoro qua. Allora, intanto vabbè, li tagliamo giusti perché tipo questo è già troppo lungo e non va bene. Così. Però volevo proprio aprire, ecco,
aprire qua i laterali in modo che non sembri un fiocco, perché non era quella l'idea, ma voleva più essere, ecco, vedete, tanti fili che escono fuori dal fiorellino in questo modo, così. Quindi vado a tagliarli tutti. Ecco, questo era l'effetto che avevo in mente di creare quando ho fatto questi fiocchetti, che non sono dei fiocchetti, in realtà ho girato un po' di volte sul palmo delle mani il filo e poi lo hanno dato, ecco, però questo era quello che volevo fare. Però in questo modo diventa più semplice proprio gestire come incollarli, fare il fiocchettino, poi dopo si tagliano, vedete? Ecco, così. Questo filo più lungo lo tagliamo, a posto. Adesso praticamente non ci resta che andare ad attaccare le mie iniziali, però le voglio colorare. Dunque, che colore le facciamo? Potrei farle di nuovo sul verde oppure sul grigio, forse, perché il grigio rimane un po' più scuro, la lettera si vede bene. Questa è una cosa che non saprei tanto. Allora, facciamo una cosa, vediamo che colori ho a disposizione tra i miei big pen brush per Una volta colorate le lettere, le andiamo ad attaccare. Così. Qui tagliamo ancora perché sono troppo lunghi. Perfetto. Ok. Faccio vedere uno per uno il risultato finale. E ora non mi resta che andare ad attaccare il velcro per chiuderli. Quindi questi sono i nostri segni a tovagliolo finiti, e per darvi un'idea, allora ho inserito, come avete visto, il velcro, perché ho deciso di farli col velcro, quindi così, per cui per esempio il nostro tovagliolo lo possiamo inserire e chiudere in questo modo. Quello che vi dicevo, il discorso del velcro, che non sono stata lì a cucire, perché comunque quando uno vuole poi inserire un tovagliolo, vedete che non c'è bisogno ogni volta di magari aprire e chiuderlo, e quindi il velcro che ho messo è sufficiente. Comunque l'idea è questa. Anche il progettino di oggi è terminato, spero che vi sia piaciuta questa idea così un po' diversa, per provare ad utilizzare un po' di materiali, un po' di tecniche per fare qualcosa di semplice e che nello stesso tempo può essere utile, che alla fine sono i lavoretti che più servono.
Se avete qualche dubbio o volete farmi qualche domanda, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se il video vi è piaciuto, non siete ancora iscritti al mio canale, vi fa piacere, vi chiedo di iscrivermi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta che augurare, come al solito, buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!